Ciao e benvenuti a questo appuntamento da tanti di voi atteso con tanto, scusatemi, sono malato, con tanto piacere siamo in compagnia di Luca Frabetti, che è il titolare della storica azienda di Milano 9000 Giri, specializzata in elaborazioni da una vita ormai. Vi chiedo solamente un secondo di tempo per fare la condivisione di questo video sugli altri gruppi. Eccoci, ci siamo. Avvia, avvia. Ok, dovremmo Vi esserci. chiedo solamente un Sì, eccoci qua. Ci siamo. Ci siamo, eccoci qui. Abbiamo già i primi partecipanti. Sì, diciamo che possiamo anche iniziare. Eccoci qua, Luca. Nel frattempo che arriveranno le altre condivisioni e gli altri membri, è venuta fuori un'esigenza particolare dai ragazzi che seguono il mondo Jaguar negli ultimi mesi. Ho letto tantissime cose riguardo a gente che cercava consigli o altro per dare un po' di pepe alla propria gattona, come viene chiamata in gergo, però senza cadere nelle braccia di gente che possa solamente andare a creare danni e cose del genere. Dividiamo innanzitutto, credo che tu sia d'accordo con me, senza andare nei modelli specifici, che poi magari non ha neanche molto senso, andiamo a trattare le varie categorie che siano le diesel, turbo diesel, le aspirate benzina e per quanto riguarda Jaguar, siamo anche sul turbo benzina aspirato, che credo, se tu me lo confermi, che valgano gli stessi concetti del 2000 diesel, indicativamente a livello di elaborazione, e il turbocompresso, il supercharged. Sì. Possiamo partire, guarda, lascio la palla a te con i 2000 diesel, che credo che siano quelli più diffusi. Come poter fare per dare un po' di pepe, però senza andare a far casini e finire in mano a personaggi dubbi? Ti metto Allora, grande. il discorso è molto semplice, diciamo che partiamo sempre come hai premesso tu, facciamo un distinguo fra vetture turbo, che poi siano benzina o diesel poco cambia, e le aspirate. Poi un discorso a parte sono per, diciamo, le supercharged, quindi diciamo, con un compressore volumetrico, non con una turbina, diciamo, gestita elettronicamente. Quindi quando si va a parlare di potenziamento motore, sostanzialmente si va a parlare delle vetture turbo gestite elettronicamente, quindi che siano turbo diesel o turbo benzina, perché in questo caso gli incrementi, cioè le modifiche che vengono fatte, hanno un riscontro in termini oggettivi di cavalli, di coppia sensibile. Viceversa, su una vettura aspirata si riesce a fare qualcosa, ma il rapporto è di 1 a 4, 1 a 5. Quindi sulle aspirate, diciamo, consigliamo qualcosina, o diciamo che il rapporto resa-spesa è abbastanza al limite. Mentre sulle vetture turbo, diciamo che con una spesa non particolarmente eccessiva, i risultati ci sono e sono molto concreti. Questo è un po' il concetto. Entrando nello specifico, noi dividiamo sostanzialmente questo genere di lavori in step. Quindi partiamo dal concetto che noi lavori troppo esasperati da anni, non li facciamo, nel senso, un'azienda 9000 giri che è sul mercato da 32 anni, dal 1988, quindi un po' di esperienza ce la siamo fatta, ci siamo dati un modo di lavorare particolare, cioè non facciamo appunto lavori estremi in nessun settore, che sia motore, assetto, impianto frenante, estetica, cioè le estremizzazioni non ci piacciono, perché portano inevitabilmente ad avere poi delle controindicazioni da un punto di vista meccanico o di affidabilità. Sul motore, quindi, lavoriamo a step, e sostanzialmente gli step che noi proponiamo sono di due tipi. Uno è la rivisitazione dei parametri, l'ottimizzazione, chiamiamola così meglio, dei parametri di gestione elettronica motore tramite rimappatura centralina. Sostanzialmente
filtro aria, pedal booster, diciamo eventualmente un lavoro da fare sullo scarico se la vettura è un benzina, perché se la vettura è un diesel, lavori sullo scarico non portano a nessun beneficio, quindi è inutile proporlo al cliente. Solamente una questione di sound, che anche lì su un diesel. Ma sì, diciamo che io il discorso del Più sound sound sul booster. diesel sono abbastanza scettico. Perché il timbro del diesel è un timbro basso. Sì, si può fare qualcosa, però il problema è sempre quello di avere un timbro basso. Non sarà mai un sound come se fosse una vettura benzina. Ci sono dei sistemi che noi che abbiamo sviluppato e che stiamo montando da più di un anno e mezzo, che si chiamano Active Sound Boost. Siamo saltati dal discorso motore al discorso del sound, però apriamo una parentesi su questo argomento. Quindi sul mercato un po' di anni fa la Maserati, quando ha lanciato le versioni turbo diesel della Ghibli e della Levante, doveva per forza di cose catturare il pubblico anche da un punto di vista di sound, perché ovviamente il sound delle Maserati è similare alle Ferrari e per loro è un tocco distintivo. Hanno deciso, per loro politica aziendale e commerciale, di entrare con delle versioni diesel sul mercato. Ovviamente non potevano mettere sul mercato un diesel che non facesse un sound similare alle versioni benzina. Era come fare un Harley Davidson col sound della Vespa, tanto per intenderci. E quindi hanno sviluppato questo sistema che si chiama Active Sound Booster, che prende le onde sonore dallo scarico, le modifica da un punto di vista elettronico e si riesce a sviluppare un sound come se fosse un vuoto a benzina. Se voi andate su YouTube e mettete qualunque video Active Sound Booster, poi mettete la macchina, non so, Mercedes, Audi, quello che Jaguar, quello che volete, vedete con e senza questo sistema, direi che il risultato finale è molto molto interessante. Li ho Descritto così sentiti, telefonicamente, belli, dimmi. belli sono, anch'io li ho sentiti, alcuni sono veramente interessanti. Sì, diciamo che descritta così, tante volte la gente storce il naso. Noi abbiamo fatto tanti video perché siamo sponsor della trasmissione Bob Gear, ad esempio, sulla 6, e sono venuti fuori, abbiamo realizzato diversi filmati che sono piaciuti molto. Ogni tanto nei commenti c'è qualcuno che storce un po' il naso. Allora io di solito, salvo il fatto di farlo provare da un punto di vista reale, che è una cosa completamente diversa. Però l'esempio che io faccio a tutti i miei clienti è dire, il compositore che va in sala d'incisione e sviluppa un brano con, non so, una chitarra elettrica piuttosto che un basso realizzato in studio, quindi non realizzato con il musicista che suona, chi ascolta il brano non si accorge che quello strumento è stato ricreato in studio, quindi il risultato finale è molto molto simile anzi direi praticamente uguale al reale. Poi da un punto di vista pratico lo scarico non si tocca, quindi i vantaggi enormi sono sostanzialmente due. Uno che non si tocca lo scarico e quindi da un punto di vista di modifica è perfettamente omologata, non possono dire nulla anche con l'Active Sound acceso, se anche dovessero fermare il cliente, non possono contestargli nulla. E due, un altro aspetto molto interessante è quello di poterlo, tra virgolette, riciclare, anche se non è proprio il termine più giusto, insomma, nel momento in cui uno vende la vettura, lo smonta e lo si può montare paro paro su un'altra vettura, quindi salvando una Lo buona stesso parte dell'investimento, in sostanza. sistema? Sì, Puoi montarlo da stesso un'altra. sistema, lo monto su un'altra vettura, ovviamente riprogrammo la parte elettronica sull'altra versione. Diciamo che il 75-80% del costo è dato dal kit, un 25% è la manodopera. Diciamo che quello che vai a salvare è tutto l'hardware, poi la manodopera ovviamente la pagherai una seconda volta, però un conto invece è montare una linea di scarico completa su una qualunque vettura, quella linea di scarico nasce e muore su quella macchina, cioè non è che poi, a meno che non ne prendi un altro uguale, però dubito. Quindi diciamo anche questo aspetto fa un'enorme differenza nel momento in cui uno lo propone ai clienti. Sì. Mentre torniamo sul discorso motore. Fammi anche la differenziazione, perché sicuramente i ragazzi interesserà, visto che ci sono tantissimi membri che hanno vetture praticamente nuove.
che sono ancora in garanzia, di cosa siano le cose che si possono fare nel momento in cui la vettura è in garanzia, dove non puoi permetterti di perdere la garanzia, e quali siano le cose ovviamente poi fattibili, i vari stage 1, 2, 3, quando la vettura ormai è fuori dalla garanzia. Ho visto una tua XE che hai fatto, che è uscita una bomba. Raccontami qualcosa. Sì, allora diciamo, siccome a Milano, nel bene o nel male, ma ci sono più macchine, non c'è proprio il vizio di avere più macchine nuove rispetto magari ad altri posti dove la gente tende a tenersi la macchina per più anni. A Milano, vuoi per un discorso dei noleggi a lungo termine, di questi leasing, di queste formule di acquisto un po' particolari, diciamo che noi lavoriamo molto, più del 50% delle macchine sulle quali noi lavoriamo sono macchine molto recenti, comunque o di quest'anno o al massimo un anno, un anno e mezzo. Quindi ancora nel periodo di copertura in garanzia da parte della casa. Questo cosa significa? Che nel momento in cui uno va a lavorare sulla parte elettronica, se la vettura è in garanzia, la parte elettronica è uno degli aspetti sensibili, fra virgolette, dove le case storgono molto il naso nel momento in cui uno va a toccare l'elettronica e la macchina in garanzia. Per cui, se la macchina è in garanzia e il cliente fa una seriale, seriale significa riprogrammare il file originale della centralina, nel momento in cui uno va dal concessionario, soprattutto io parlo soprattutto per le macchine tedesche perché le conosco di più, non conosco il servizio non conosco bene il servizio di assistenza Jaguar, quindi non so il grado di accortezza da parte dei meccanici Jaguar. Te lo confermo, appena attacchi la macchina in diagnosi ti dice di riprogrammare il firmware della centralina. Appena la... Esatto, quindi questo significa che, a meno che non hai conoscenze in paradiso o sei nipote del titolare della concessionaria, nella buona percentuale dei casi corri il rischio di perdere la garanzia. Oppure questa è la prima ipotesi. La seconda ipotesi è che nel momento in cui tu fai assistenza diciamo nella rete ufficiale, se fanno un aggiornamento software, l'aggiornamento software è un lavoro uguale e contrario a quello che facciamo noi, quindi ti vanno a sovrascrivere con un file quello che noi abbiamo fatto e quindi da un punto di vista pratico e economico perdi sostanzialmente i soldi che hai speso e il lavoro che abbiamo fatto. Come fare a ovviare il sistema? Da circa 2 anni, 3 anni abbiamo sviluppato un accordo con la Seletron, che è un'azienda italiana che ha componenti e tecnici tutti italiani, quindi non stiamo parlando di cinesate che troviamo in giro a destra manca, quello che si trova in rete descritto come centraline aggiuntive o moduli aggiuntivi, che sono delle Che robe proprio. io le ho sempre odiato, ho sempre sparato a zero su queste centraline aggiuntive. Esatto, Ho queste sono sempre detto. centraline che hanno, diciamo, le descrivo velocemente, un modulo aggiuntivo non è altro che un sistema, diciamo, ingannatore, chiamiamolo così, perché nella stragrande maggioranza dei casi lavora solo sulla pressione relay iniettore, quindi significa che lui va a prendere, inganna il segnale che arriva all'iniettore aumentando nella pressione, quindi ovviamente le prestazioni ovviamente salgono, però da un punto di vista pratico, anzitutto lavori su un parametro solo, quindi non lavori sul turbo, ma lavori sulla pressione turbo, ma lavori solo sulla pressione rail, quindi questa è la prima cosa. La seconda, ancora più dannosa, la gente non lo sa, se tu vai a aumentare in maniera esponenziale la pressione sugli iniettori, o prima o poi uno o più iniettori saltano con ben ovvie incazzature da parte del cliente. Quindi questo tipo, e poi terzo punto, poi chiudo. I moduli che si comprano diciamo, aggiuntivi hanno un file unico già fatto, non lo puoi modificare. Quello è nel bene o nel male, te lo devi tenere, te lo monti con le due problematiche che ho esposto prima. Quindi, sì, diciamo sì, sostanzialmente è un ingannatore, noi lo chiamiamo ingannatore della pressione rail, quindi e basta. Non tocca la pressione turbo, che è quella che sostanzialmente va poi a omogeneizzare tutto il sistema e ti dà i cavalli veri, perché tu i cavalli veri li ottieni. In parte chiaramente anche andando a toccare la pressione rail, però è secondario, la parte primaria ce l'hai andando a toccare la pressione della turbina, sapendo come muoverti, sapendo come riprogrammare il software e ottenendo dei risultati senza andare a compromettere l'affidabilità meccanica della vettura. Quindi questa elettronica che noi montiamo, che la descriviamo come centralina esterna riprogrammabile, questa è la giusta definizione. Non è altro che un lavoro fatto al posto, in alternativa al fatto di sovrascrivere il software della centralina originale, lo montiamo su un'interfaccia esterna, la centralina in sostanza, non so se si vede,
è questo bagaglio qua, questo oggetto qua, Sì. per la grandezza. Poi ha i suoi cavi, che vabbè, la cavetteria in pratica è questa. Questa è la cavetteria, chiaramente non è di una Jaguar, è di un'altra vettura, sono Non dei hai cavi bisogno che muovono. di modificare il cablaggio originale della vettura, No, immagino. no, 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 no. È come se fossero dei bypass. Su una vettura diesel abbiamo due bypass, su una vettura benzina sostanzialmente abbiamo tre bypass. Quindi significa che il segnale parte dalla centralina originale, che noi non tocchiamo ovviamente, attraversa i bypass rail 1, rail 2, pressione turbo, viene modificata nelle sue funzioni. La macchina a questo punto si comporta in maniera diversa a seconda della programmazione che noi facciamo. E funziona né più né meno come se io facessi una riprogrammazione seriale, con il fatto, l'enorme vantaggio che A, io la posso staccare molto facilmente attraverso un connettore che ti faccio vedere prima di andare in concessionaria. Diciamo, una volta che io ho steso i cavi Le al concessionarie mi connettore. staranno odiando in questo momento. Tra un po' mi mandano un pacco bomba. No, concessionaria, no, 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 no. Ecco, vedi, allora. Tu hai una situazione di questo genere, in sostanza, non so se si vede, perché io mi vedo piccolino, quindi non riesco a capire se si vede o meno. Allora, qua in macchina noi abbiamo questi cavi, alla fine dei cavi ci sarà una situazione di questo genere. Prima di andare al concessionario, ovviamente bisogna aprire il cofano, bisogna sapere dove noi l'abbiamo posizionata, in un posto molto comodo, accessibile. Il cliente non fa altro che tirare questo sgancio, questa slitta, sfila questa centralina. Ecco, sfila questa centralina, la mette in tasca, al posto della centralina mette il tappo di chiusura che ha un senso obbligato e che noi lasciamo in macchina, la chiude, il connettore lo nasconde, tanto sono cavi corrugati che ce ne sono migliaia in macchina. Il concessionario può fare tutte le diagnosi che vuole, interfacciandosi con la centralina originale non risponderà a nessuna anomalia. Quindi Però si devi ottiene lo togliere stesso risultato. anche proprio quel cablaggio che rimane. Si può? Ma se uno vuole può anche togliere il cablaggio, però diciamo che noi di queste centraline montiamo circa 150 all'anno. Capita, perché sono anni che ne facciamo, è capitato qua in 4-5 occasioni, che il concessionario, soprattutto su lavori abbastanza grossi, si sia accorto di questo cablaggio. Vabbè, si accorge del cablaggio, può anche pensare che uno ci metta una parte elettronica attaccata, ma siccome il cablaggio è inerte, alla fine del cablaggio non c'è nessuno componente elettronico, perché quel tappo è una chiusura del circuito, non ha nessun componente elettronico. Da un punto di vista formale e legale, non può far decadere la garanzia. Gli gireranno i maroni, come dicono Certo. a Imola, però non può fare assolutamente niente. A volte ci è capitato che per dispetto hanno tolto il cablaggio, gli hanno lasciato sul sedile e il cliente è tornato da noi, gliel'abbiamo rimontato a costo zero, chiuso il discorso. Cioè, non è mai capitato su quasi 500, 500 centraline che abbiamo fatto fino adesso, che un cliente, almeno a conoscenza nostra, che un cliente abbia perso la garanzia. Mai, mai è successo. Ottimo. Ascolta, io che comunque queste centraline aggiuntive qua, non so se sarà un pregiudizio mio, ma non mi piacciono. Però mi puoi dare una piccola soddisfazione che comunque fare una mappa fatta bene, fatta al banco è 100 volte meglio o dico una Ma stupidata? guarda, no, non dice una stupidata, nel senso che la centralina che abbiamo noi, allora, noi il software che mettiamo dentro è lo stesso. Allora, tu mi chiedi di fare un'elettronica su una, non so, su una E-Pace, un F-Pace col motore turbo diesel. Benissimo, io la faccio e la macchina è completamente stock. Ho un file già testato su Banco, che è una software house con la quale collaboriamo, mi invia. Lo posso caricare lo stesso file, uguale, cioè non è che ce ne sono due diversi. Lo carico sulla Selectron o lo carico sulla tua centralina originale. I risultati sono esattamente uguali, con i vantaggi di uno rispetto all'altro. Funziona L'unica proprio differenza. seconda centralina, allora non è più un ingannatore, proprio al No, centro. infatti, no, ho spiegato prima, forse non mi sono espresso bene. Questa qui, infatti, non è una centralina elettronica, non è un modulo aggiuntivo. È una centralina esterna e riprogrammabile. Dentro questa centralina, io tutte le volte che la prendo, è una centralina vergine, io sgancio queste quattro viti che ci sono dietro, mi collego direttamente con il computer col quale noi scarichiamo il software e qua dentro gli scarico il software. Quindi non è una roba che questa qua è già fatta e calibrata da uno che non so chi sia. Questa qua la calibriamo noi come calibriamo una centralina, diciamo, originale. L'unica differenza dove al limite ti posso dare, quindi diciamo che sono uguali, precisi, identiche, non c'è nessuna differenza. Ci sono solo vantaggi dal mio punto di vista.
L'unica differenza che ci può essere è nel momento in cui tu mi chiedi di fare una preparazione più spinta, quindi non so, una preparazione che riguarda la turbina, che riguarda ad esempio quella XE che tu hai visto sull'interno del nostro database che trovate sul sito www.ameliagiri.it sotto la voce Jaguar, andate a vedere tutte le preparazioni Jaguar che abbiamo fatto. In quel caso la preparazione è una preparazione un pochino più completa, abbiamo ottimizzato il FAP, abbiamo messo una turbina con giranti Navional maggiorate. Necessariamente dovevo fare una mappa su banco prova, perché ovviamente essendo la macchina non più stock, non mi limitavo solo alla parte elettronica, ma mi limitavo a delle parti meccaniche, ovviamente dovevo necessariamente fare una centralina, un'elettronica personalizzata. Quindi abbiamo fatto un'elettronica su banco, in quel caso la differenza c'è perché tu hai una necessità specifica. In quel caso fai un'elettronica su banco, i risultati sono diversi rispetto a mettere un file normale. Quella macchina lì mi sa che andava di brutto, perché comunque gli hai fatto completamente tutta anche la turbina a nuovo. Quella macchina, sì, abbiamo fatto diversi lavori, nello specifico abbiamo fatto uno step 2, quindi con una turbina maggiorata con le giranti Navional, abbiamo fatto una rimappatura, abbiamo ottimizzato il FAP perché il FAP era esausto praticamente, quindi ce ne siamo. All'inizio non avevamo deciso di toccare il FAP, ma quando abbiamo aperto il turbo, abbiamo visto in che condizioni era la turbina, con tutti i residui carboniosi che aveva. Abbiamo concordemente col cliente ovviamente deciso di bypassare anche il FAP e quindi è stato eliminato anche il FAP. Non abbiamo volutamente toccato il catalizzatore perché in quel caso purtroppo non essendocene uno già fatto sul mercato da aver dovuto realizzarlo artigianalmente abbiamo lasciato il cat originale e abbiamo eseguito la mappa direttamente su banco prova. Adesso i cavalli non ce li ho in mente in maniera precisa, secondo me siamo nell'ordine di una cinquantina di cavalli in più, però i lavori sono stati più che consistenti. In Sì. ogni caso, l'affidabilità meccanica generale non è cambiata, nel senso, noi anche con lo step 2, poi ci sono altri step che riguardano preparazioni molto più pesanti, tipo aprire il monoblocco. Allora lì entriamo in un ambito meccanico diverso. Alcune volte li facciamo, pistoni stampiati, bielle, abbassamento della testa, però l'abbiamo fatto recentemente su una 600 Sporting, per dire, una macchinina che il cliente usa in pista, però sono macchine molto particolari, cioè farle su macchine molto recenti. Lo step 2 in avanti, secondo me, è un po' controproducente. Magari su un XKRS o macchine estremamente Ma la prestazionali. Jaguar, secondo me, la escluderei da questo genere. Cioè, van bene su macchine con un utilizzo molto particolare, o macchine da pista, allora entriamo in un ambito quasi agonistico, che non è forse neanche più il nostro, oppure su macchine molto più semplici, con molto meno elettronica, con finalità diverse, una vecchia Clio RS, una Clio Williams, una 600 Sport, cioè macchine un po' datate, che una vecchia, vecchia insomma, una 1 Turbo, cioè macchine di questo genere che il cliente magari usa per discorso agonistico, allora in questo caso bisogna entrare in un ambito meccanico ben oltre al discorso della turbina o della centralina, si va a lavorare su componenti meccanici di diverso tipo, però sono, come dire, finalità un pochino diverse dall'utilizzo. Noi siamo specializzati su elaborazioni sportive stradali. Questa è già un'elaborazione quasi a livello agonistico, un utilizzo diverso, capisci? Ti posso fare una domanda che arriva dai ragazzi intanto? Sì. Ciao Luca, in Jaguar mi hanno sconsigliato di modificare il motore perché lo stesso ne risentirebbe, soprattutto la turbina e il cambio automatico ZF, maggiori strappi, minor durata. La mia è un XF 2002 diesel 190 cavalli con 105.000 km. Poi alla revisione mi crea problemi? No, allora, qualunque risposta che il concessionario, ma questo non solo Jaguar, qualunque risposta, noi siamo abituati e siamo grandi vaccinati su questa cosa, è ovvio che la risposta di qualunque concessionario a una domanda di questo genere non può essere altro che quella che gli hanno. Anzi, sono stati fin troppo buoni, ne ho sentite di cotte e di crude. Cioè uno mi dice, ma posso montare il filtro? No, perché guarda, la macchina prende fuoco, vengono gli alieni, la piena del Po, cioè ne ho sentite di tutti i colori, guarda. Quindi è normale che ti rispondano in questa maniera, uno deve agire con la propria testa, non con la testa del concessionario, che qualunque cosa che non sia un ricambio originale è fonte di pericolo e di rischio. E da un certo punto di vista li posso anche capire, perché poi non sanno i clienti che cosa vanno a fare, cioè sono dei clienti che
che fanno le cose con la testa o che si rivolgono a dei professionisti, altri clienti che fanno le cose da mi cugino e combinano solo dei casini, a quel punto la macchina perde l'affidabilità in maniera totale. Quindi come Oggi dire, diretta nel da mente, ecco. F3000 diesel è scoppiata a livello di turbine proprio per un intervento fatto alla mio cugino in una situazione dove la macchina non era proprio neanche in ottima forma, guarda, cioè in Ah, giro lì, allora, di turno. la prima cosa da fare, allora, prima rispondiamo al tuo cliente che mi hai chiesto prima, sicuramente un intervento fatto in maniera professionale e magari limitandoci a un discorso step 1 non pone nessun tipo di problema. Quindi si fa una mappa cautelativa, dipende dai chilometri che ha la macchina, ovviamente non è che tutte le mappe sono uguali, una macchina che ha 20.000 km non è come una che ne ha 200.000, quindi non è che di tutta l'erba un fascio. Bisogna, almeno dal nostro punto di vista, analizziamo quello che è la situazione, vediamo il grado di affidabilità della macchina. Se ci sono delle macchine in cui ci sono dei problemi meccanici a monte, non facciamo il lavoro fin tanto che non sono sistemate le periferiche esterne, le problematiche meccaniche, perché se io vado a fare un intervento di questo genere non vado altro che a peggiorare la situazione. Quindi la macchina per essere modificata deve essere a posto. Questo è il concetto basilare. Da lì in avanti poi ci si muove. Il discorso del tuo cliente è: se uno fa una semplice mappa fatta in maniera professionale, un filtro dell'aria, la macchina guadagna in coppia e potenza dai 25 ai 30 cavalli, una cinquantina di 2 metri di coppia, l'affidabilità non ne risente. Io onestamente lo farei. Poi è chiaro che se la macchina è in garanzia o altre cose, si agisce in maniera con gli strumenti in maniera diversa, come ho spiegato prima. Ok, aspetta che devo rispondere a Marco Gavazza, che ho capito la sua domanda. Ho necessità di andare in merito alla prova banco, come si può ingannare la Speed di Jaguar con una sorta di dyno mod. Allora, gli rispondo io, non so se tu lo sai, non lo so se l'hai mai fatta sul dyno mod su una, credo, F-Type. Non c'è nessuna dyno mod, l'unica cosa che devi fare è disattivare completamente tutti i controlli e questo si fa tenendo premuto il tasto o la levetta, non mi ricordo come ce l'ha l'F-Type, io lavoro su Nonnette, mi sembra 10 o 15 secondi fino a quando disattivi completamente tutta l'elettronica, non semplicemente disattivandola ma tenendolo premuto o tirato, non mi ricordo com'è, per almeno 15 secondi si disattiva tutta l'elettronica. Ok, aspetta che vedo se abbiamo altre domande perché ci sono più, è condivisa in più gruppi questa cosa. Ok, sta per arrivare un'altra domanda. Comunque, riassumiamo sul diesel quello che si può fare praticamente, me l'hai già detto. O questo non modulo aggiuntivo, modulo aggiuntivo a me mi viene da vomitare solamente a dirlo. No, no, Questo no, si chiama centralina esterna riprogrammabile, una cosa diversa. esatto. Questo già mi piace di più, mappa, poi abbiamo parlato di sound booster, abbiamo in aspirazione sui 2000 diesel, dici che si può fare qualcosa in Ma aspirazione? l'aspirazione noi di solito, senza andare a toccare, a rifare il condotto di aspirazione, perché anche quella non è una finalità che viene fatta a livello sportivo stradale, diciamo, è una cosa più agonistica, diciamo che l'aspirazione si tocca in due modi, e quello che noi consigliamo è sempre quello di cambiare il classico filtro in cartone con un filtro a pannello, lavabile, KN, BMC, Spring Filter, quello che vogliamo, oppure in rari casi, sempre che esista un kit già fatto, in questo caso noi utilizziamo solo componenti della KN, che se li fanno sono fatti e studiati specifici per quel tipo di motore, in quel caso si monta un kit di aspirazione diretta specifico. Altre diavolerie sull'aspirazione: io sconsiglio sempre, ad esempio, l'aspirazione dirette con i classici filtri comprati al mercato rionale o su Google, perché nella stragrande maggioranza dei casi o si butta dentro troppa aria o se ne butta dentro troppo poca. È quasi impossibile realizzare la massa d'aria corretta per quel tipo di motore, per cui lascerei perdere quelli. O filtri a pannello o kit di aspirazione specifica laddove esistono. Tipo, mi parli anche dei. Io ho avuto esperienze micidiali a livello di prestazioni con i BMC CDA e OTA. Sì, I quelli BMC sono.
Io spero però erano vetture benzina, ovviamente 8 cilindri, benzina e non. Può essere una buona alternativa, una via di mezzo, e in quel caso bisogna metterci un po' del proprio, nel senso che si fanno qualcosa, mi sembra, di specifico, però per pochissime macchine, di sicuro non Jaguar. Quindi diciamo, si utilizzano o questi kit di aspirazione, all'interno dei quali c'è un filtro aspirazione diretta, universali, fra virgolette, che vanno adattati a seconda delle necessità, per cui diciamo ci sono due o tre tipologie di volumetrie, meglio di scatole, a seconda che sono sotto o sopra i 1600 o per cubature molto molto grandi, per vuoto V12 o cose di questo tipo. In quel caso bisogna adattarli con delle tubazioni che loro a volte non forniscono, stando attenti sui diametri, stando attenti sul posizionamento e soprattutto stando attenti sul punto di pescaggio dell'aria fresca dall'esterno verso Ho dovuto fare dei manicotti in silicone sì, per. o in silicone o comunque loro forniscono un tubo flessibile, quelli in alluminio corrugato che si può abbastanza utilizzare, ma lì, diciamo, non essendo cose che scaldano, diciamo che la fantasia lascia, diciamo che l'accrocchio che uno può inventarsi è abbastanza ampio, cioè non c'è bisogno, cioè lì non c'è pressione, non c'è calore, quindi anche il tubo in silicone può essere bypassato con un semplice tubo in alluminio o un condotto fatto con spezzoni di tubo, cioè dipende come uno, in che condizioni si trova in sostanza. Ascolta, prima che finiamo l'argomento diesel, aspetta che Elis Moto, abbiamo già risposto a questa domanda prima, poi riguardati il video. Comunque vai tranquillo, se vai da un professionista vero non fai danni alla vettura. E mentre Fabio Livio ti chiede, come 9.000 giri per uno step 1 su una XE diesel, presumo, a quanto può ammontare la spesa? Se lo puoi dire in diretta, non lo so, eh. Sì, vabbè, quello non è un problema. Allora, facendo una centralina, diciamo, normale, seriale, i costi poi ci sono di tutti i tipi, a seconda lì si tratta di guardare la qualità del lavoro e chi esegue il lavoro e come lo esegue. Noi proponiamo una seriale a €400, quindi so che ci sono dei prezzi che vanno dai 350, 380 fino a quasi €500. Ci siamo posizionati in una via di mezzo pensando di essere abbastanza bravini, quindi non abbiamo voluto esagerare. Non possiamo confrontarci con la fascia bassa del mercato, perché comunque se fai un lavoro professionale è giusto anche essere pagati. Quindi diciamo che è un giusto compromesso. Anche Se perché non è invece l'altro ieri, eh. Cioè. sì. Se invece utilizziamo una Seletron, spende €90 di più, perché spende €490, già IVA e montaggio inclusi, con 3 anni di garanzia. Ok, perfetto. Aspetta che controllo per Gabriele Di Trani. Adesso più tardi arriviamo anche al discorso delle supercharged benzina. Elis Moto, dove si possono acquistare le vostre centraline? E da Luca a 9.000 giri. Sì, basta che mi mandino una mail a info@9000giri.it, specificandomi il tipo di vettura. In quel caso, un'altra variabile molto interessante, che io ho tanti clienti che mi chiamano non solo da Milano Intera, perché noi abbiamo l'unica sede a Milano, quindi mi chiamano anche da fuori, addirittura anche dalla Sicilia, Sardegna, e in questo caso noi possiamo approntare la centralina specifica per quel tipo di modello, possiamo spedirla. Il montaggio è semplicissimo, perché uno, a meno che non sia proprio impreparato completo a livello di meccanica, se lui proprio non sa tenere in mano un cacciavite o un qualunque meccanico, trovare i due connettori per fare i due bypass, penso che ci possa arrivare con il lavoro che noi facciamo in 10 minuti, tanto per intenderci, e qualunque meccanico lo farà in un quarto d'ora. Quindi è un vantaggio il fatto di utilizzare questa centralina, perché se anche clienti che hanno questa necessità ci chiamano da lontano, li possiamo accontentare in maniera molto semplice. Ok, perfetto. Mi puoi lasciare solamente la tua email che la metto come titolo sullo schermo perché me la chiedono i ragazzi e mi sono perso mentre parlavi. Sono qua. Info@9000, scritto numero 9000giri.it. E il telefono. 0273 83 175.
Allora, aspetta che la facciamo comparire qui, che almeno i ragazzi se lo segnano, info@9000giri.it o 0273831175. 75, ti do anche a questo punto il link del sito dove c'è tutta la parte di archivio e elaborazione dove ci sono più di 2500 schede vettura, ci sono anche le Jaguar, chiaramente nel numero più ridotto, segna www.9000giri.it. Ok, lo lascio un attimino in sovraimpressione in modo che i ragazzi se lo possano segnare perché hanno già chiesto il contatto. Allora, aspetta un attimo, Qua parliamo Range Rover P38, ragazzi, no, parliamo solo di Jaguar oggi del 99, poi non credo che si possa fare qualcosa. Marco, dimmi che macchina hai perché davvero non ne ho la minima idea, credo un F-Type. Intanto adesso arriviamo pian piano ai benzina. Abbiamo un attimo, solo che io sto diventando rimbambito perché mi arrivano le notifiche da 50 gruppi e non riesco più a capire cosa ti devo chiedere. Bene, credo che l'argomento diesel lo abbiamo esaurito. Possiamo continuare parlando dei benzina turbo che sono in nuova generazione, motori Jaguar Ingenium, anche quelli 2000, di 2004 cilindri turbo, che sono anche quelli che montano le F-Type dei ragazzi che credo che mi stanno chiedendo queste informazioni. Andando a intuito, per quanto me ne possa arrivare di intuito in questo momento che ho 1000 messaggi, non dovrebbero esserci così tante differenze rispetto ai benzina, rispetto a quanto No, abbiamo detto finora sui diesel turbo. diciamo che di grosse differenze non ce ne sono. Una differenza sostanziale c'è, nel senso che allora, i concetti di base rimangono gli stessi. Con i benzina c'è in più da mettere sul piatto della bilancia tutta la parte eventuale di modifica dello scarico, perché in questo caso se io vado a toccare l'impianto di scarico da un punto di vista proprio pratico su un diesel non ottengo nessun beneficio tranne che se io vado a toccare il FAP piuttosto che il catalizzatore, ma tutta la linea di scarico ottengo sempre un rumore che io dico da trattore, ma non ottengo prestazioni in più. Sul benzina invece se io vado a toccare in maniera coerente lo scarico, partendo magari dai collettori, centrale, terminale ed eventualmente un downpipe con catalizzatore metallico, vado a incrementare anche la potenza. Quindi diciamo che sui benzina bisogna aggiungere il tassello nello step 1 che riguarda appunto tutta la linea di scarico volendo. Esatto, e lì anche, però in aspirazione sul benzina lì riesce a fare di più, no? Non... L'aspirazione, quello che io faccio su un diesel lo faccio paro paro sul benzina, quindi i concetti che ho espresso prima sul diesel li facciamo uguali sul benzina, quindi o filtro a pannello o kit di aspirazione specifica, oppure come dicevi tu, questi kit di aspirazione della BMC, meglio quelli in carbonio perché sono termoisolanti e chiaramente si comportano in maniera diversa. I risultati normalmente che non volevo crederci con gli OTA, i CDA della BMC, pazzeschi, veramente. No, sono degli ottimi prodotti. Come dicevo, sono dei compromessi, vanno un attimino adattati. Bisogna stare attenti alla volumetria, bisogna stare attenti alla lunghezza del condotto, cosa che se uno compra un kit di aspirazione già calibrato, non deve stare lì a sbattersi più di tanto. Cioè il condotto di aspirazione è già stato calibrato, la dimensione del filtro è già stata studiata in funzione della cubatura del motore, diciamo che il kit va su plug and play ed è perfetto. Addirittura danno anche un responso in termini, un'ipotesi in termini di incremento di cavalli, cosa che la BMC non dà perché dipende tu puoi montarlo su una vettura sopra il 1600, poi può essere un 1800, un 2000, un 3000, è chiaro che le potenze sono completamente diverse, macchine diverse, potenze diverse. Ascolta, mi chiedono su un 2000 Turbo, in questo caso un F-Type, se eliminando il tubo centrale dello scarico hai dei vantaggi concreti in termini di performance o è solamente una, tra virgolette, cagata che fa più casino? Da un punto di vista di performance dipende sempre dalla macchina, dipende come è fatta la linea di scarico, adesso in testa non ce l'ho proprio tutte, però se tu vai a toccare solo il centrale e mi lasci il terminale, cioè è come se tu hai come dire, una sequenza che parte, diciamo, il collettore lasciamolo stare, partiamo dal downpipe, se è una vettura turbo, quindi downpipe compreso catalizzatore, centrale e terminale, sono tre spezzoni
di scarico. Se tu mi cambi la parte centrale, non posso cambiare le prestazioni. Casomai cambierà leggermente il sound. A patto che il terminale non sia eccessivamente chiuso, ma il centrale di solito è un rompifiamma, cioè serve per smorzare leggermente la sonorità per aggiustare leggermente la sonorità e adeguarla a quelli che sono i parametri, diciamo, legali, chiamiamolo così, ma da un punto di vista prestazionale fa poco o niente. Ok, perfetto. Aldo e Pace Diesel 150 cavalli, devi riguardare il video dall'inizio. Quando lo finiamo, io lo lascio pubblicato dappertutto in modo che ve lo potete guardare dall'inizio. Dall'inizio fino a poco fa abbiamo parlato solo di diesel, adesso andiamo sui benzina e dobbiamo trattare anche l'ultima questione Jaguar, che sono i famosi supercharged, compressore volumetrico che ci sono sia dal ormai 95 con i primi 6 cilindri compressore volumetrico, 94 per poi arrivare dal 97 fino ad adesso praticamente con Sì. gli Eaton compressori volumetrici sia sui 4000, 4200. Anche sulle 3000 adesso, 3000 benzina dell'F-Type e delle XE hanno il compressore volumetrico. Volevo chiederti innanzitutto, però, prima di chiudere l'argomento diesel, benzina e queste cose qua, una cosa che anche a me ha lasciato sempre tanti dubbi ed è una cosa che io reputo odiosa, è che io su tutte le mie macchine l'ho sempre eliminata, cioè le famose valvole EGR. So di per certo, perché me l'hanno detto in tanti, che l'eliminazione della valvola EGR o delle valvole EGR, nel 90% dei casi fa solo bene alla macchina, ma potrebbero esserci dei problemi, che vadano a influire con i cicli di rigenerazione del FAP. Ti dico, questa è una cosa che io non so, Te la chiedo a te se me la riesci a spiegare un attimo meglio, perché io per comodità, visto che si rompono sempre e rompono anche le palle e Jaguar ce le ha tutte elettroniche, io su tutte le macchine che ho avuto in vita mia, la EGR, il primo giorno che ho avuto la macchina le ho fatte disattivare. Allora, la Magari valvola EGR normalmente è la valvola EGR, poi su alcune vetture, diciamo su alcuni motori, diciamo frazionati, può essere che ce ne siano due, però diciamo normalmente la valvola EGR è una sola. Che cos'è la valvola EGR? La valvola EGR è una valvola che ricicla i vapori dell'olio motore, vengono ributtati in aspirazione, l'aspirazione li assorbe, li butta in camera di combustione, quindi vengono, diciamo, bruciati e espulsi dal condotto di scarico. Questo che cosa comporta sostanzialmente? Due problemi, quindi servono per ottemperare la normativa antinquinamento, come il FAP, come i catalizzatori che sono partiti da una certa densità e adesso sono diventati addirittura due per ogni condotto di scarico, cioè, e sono, ripeto, aggeggi che servono teoricamente per ottemperare la normativa antinquinamento. Poi nell'utilizzo quotidiano e ripetuto, macchine che hanno tanti chilometri inevitabilmente portano ad avere dei problemi, così come il sistema FAP, salvo gli ultimi di ultima generazione, però se uno fa molte città creano problemi anche quelli, diciamo che prima o poi sono tutte cose che creano un po' di problemini e soprattutto portano via prestazioni. Allora, rispetto al FAP, chiaramente porta via molto meno prestazioni perché non è un tappo, cioè il FAP è un, come dire, un tappo nel condotto di scarico. Se io lo vado a togliere, a eliminare fisicamente, tolgo un tappo, la macchina ovviamente ne beneficia abbondantemente. L'EGR porta due problemi. Uno è l'imbrattamento del condotto di aspirazione, perché questi vapori dell'olio, ovviamente olio oleoso, se tu li cacci dentro nel condotto di aspirazione e fai un sacco di chilometri, prima o poi il condotto di aspirazione si riempie di morchia e diventa un casino poi andarlo a pulire. Due, la allucinante, valvola è uno schifo allucinante, lo so, lo vedo tutti uno i giorni. schifo. No, ma ci sono delle macchine in cui ti dico, abbiamo visto dei condotti di aspirazione che abbiamo dovuto smontare e rilavare due o tre volte, ma veramente incrostati, incroppati, cioè una roba veramente, come dire, problematica da un punto di vista, cioè sto motore qua, poveretto, non respirava più. È come uno che, tanto per fare un esempio, come uno che fuma 50 sigarette al giorno, vai a fare un'autopsia dei polmoni, non oso immaginare che cose trovino dentro. Adesso un po' macabro come Ah, è parallelo, vero. però.
rende l'idea. L'altro aspetto problematico è il funzionamento della valvola, che anche quello con i residui oleosi tende a incastrarsi, diciamo a bloccarsi, e se si blocca aperta, cosa succede? Tu hai un'anomalia di funzionamento che di solito è riscontrabile con dei tentennamenti, la macchina che tende ad andare un po' a strappi, un po' a colpi, soprattutto verso i 100, dai 100 ai 130, cioè un comportamento anomalo perché proprio ha questa valvola EGR che rimane aperta. Quindi il fatto di bypassarla, come dico sempre alla faccia di Greta, che non è che mi stia molto simpatica, io parlo da un punto di vista meccanico, poi Greta faccia il suo lavoro e non rompe i coglioni, che forse è meglio. Da un punto di vista meccanico il motore ringrazia, poi da un punto di vista salutistico questo non c'è da discutere. Tra l'altro, il problema della valvola EGR è praticamente solamente quando è fredda la macchina che La dovrebbe valvola inquinare. EGR quando è fredda, ecco, diciamo che l'unica controindicazione che hai, hai toccato un tasto corretto, nel senso che se io vado a eliminare la valvola EGR, soprattutto in inverno, noterai che la macchina ci mette più tempo ad andare in temperatura, cioè se tu guardi la spia della lancetta dell'acqua, con la valvola EGR arriva in temperatura sui 90 gradi, 85 gradi in un tempo X. Se tu vai a bypassare la valvola EGR, questo tempo si allunga perché il condotto chiaramente è più lungo, adesso senza entrare nel merito meccanico, comunque hai un allungamento, quindi l'unica accortezza in posti dove fa molto molto freddo, starà a scaldare un pochino più la macchina prima di partire, se tu bypassi l'EGR, avere l'accortezza di scaldare la macchina un pochino di più per portarla in temperatura. Questa è buona norma in ogni caso, cioè mettere a temperatura l'olio, l'acqua, l'acqua sì, si mette in temperatura velocemente, l'olio ci mette un pochino di più, però ecco, allungare un attimino più questo tempo sicuramente condizio sine qua non. Il resto, da un punto di vista prestazionale, non cambia nulla, non è che tu con l'EGR, cioè togliendo l'EGR hai più cavalli, questa è una leggenda metropolitana, non è che più cavalli, diciamo Più che cavalli. vai a... Senza quando la EGR non funziona più bene, la macchina non va più No, bene. certo, è quello che dico. Allora, o anticipi o vai a risolvere un problema di carattere meccanico, ma non è che, mettiamo che l'EGR funzioni perfettamente, quando ci chiedono di chiudere elettronicamente, non è che io chiudendola gli do più cavalli. La macchina, da un punto di vista di erogazione coppia e potenza, funziona esattamente come prima. Gli tolgo una rogna, come diciamo noi, gli tolgo una rogna o attuale o futura, perché prima o poi questo condotto si va a sporcare. Allora, la valvola EGR tu la puoi chiudere. Se è perfettamente funzionante, entrando in elettronica, la vai a chiudere elettronicamente, gli dai il comando, valvola sempre chiusa, e questa qua ha finito di riciclare i vapori dell'olio con condotto di aspirazione. Se invece la valvola è bloccata, perché tanti ce lo chiedono pensando di risolvere, poi dico: no, guarda, se tu hai la valvola bloccata, io gli do l'input da un punto di vista elettronico, la valvola rimarrà sempre aperta, perché io gli posso dare l'input, l'input arriva, la valvola è bloccata e sempre bloccata rimane aperta. Quindi bisogna, in questi casi, o smontarla, pulirla e avere la fortuna che poi ritorna a funzionare, o se no purtroppo bisogna metterla nuova, a valvola nuova funzionante, e poi gli puoi dare l'input di chiusura elettronico. O metti la placchetta proprio, quella O che si se mette. no metti la famosa placchetta, esatto, o se no da un punto di vista meccanico si smonta e metti il lamierino che va a chiudere, sì. Diciamo che l'ideale sarebbe farlo elettronico e meccanico, quello sarebbe l'ideale. Ha davvero, come mi hanno detto, delle implicazioni sul funzionamento corretto delle rigenerazioni del filtro antiparticolato, l'eliminazione dell'EGR che può andare a influire negativamente o no? Onestamente, io non ho mai avuto problemi con Guarda, questo. se io devo essere sincero, adesso, a parte che ogni giorno se ne inventano una, per cui anche noi, con tutta la cultura che possiamo avere, non possiamo essere dei tuttologi, quindi ogni giorno scopriamo, noi sono 30, almeno io sono 32 anni che faccio, diciamo 22, perché comunque sono 22 anni che faccio questo lavoro e ogni giorno imparo qualche cosa, quindi non è che dai tutto per scontato, quindi elettronicamente o meccanicamente possono esserci delle cose che diciamo che cambiano e che si comportano in maniera diversa. Faccio l'esempio uno per tutti: le valvole pop-up di un po' di anni fa erano delle valvoline di non ritorno per salvaguardare l'integrità del turbo, e quelle erano una cosa meccanica, le toglievi, le mettevi in Ergal con lo scarico esterno interno, quello che volevi. Adesso le hanno collegate elettronicamente addirittura alla centrale elettronica, quindi il funzionamento è completamente
da un punto di vista proprio pratico, completamente cambiato. Il discorso dell'EGR, a quanto mi risulta, di grossi problemi sul FAP non dovrebbe averne, fatto salvo le ultime implicazioni tecniche di qualche casa tipo Mercedes o quant'altro, che ogni giorno se ne inventano una. Però a oggi il fatto che la valvola EGR funzioni o non funzioni non incide sul funzionamento del FAP. Il FAP lavora bene o male, anzitutto a seconda della tipologia di FAP, cioè i FAP di prima generazione. Purtroppo sono un concetto meccanico veramente da far accapponare la pelle. Cioè, non so se sai come funzionano i FAP di prima generazione, un fatto fuori. Dell'olio, gasolio nell'olio, casini allucinanti. Una roba che sarebbe a parte ritorno al discorso di Greta iniziale, a parte mi devono spiegare effettivamente se questo discorso del FAP funziona o quanto peggio o meglio. Secondo me fa peggio che non. Quando il particolato veniva scaricato in frazioni, diciamo, non infinitesimali, così come avviene adesso con la combustione del FAP. Questo da un punto di vista puramente medico e salutistico ci sono diverse tesi contrastanti sull'efficacia di questo sistema. Però, al di là di questo, io non sono un medico, però qualche articolo l'ho letto, mi sono abbastanza convinto sull'argomento. Però i FAP di prima generazione hanno fatto fuori più motori loro che non la vecchietta che gira col piede sulla frizione e ti fa fuori la frizione ogni settimana. Cioè, al di là del discorso di efficacia del FAP, che tu devi fare tot chilometri a una certa velocità, e se uno poveretto era costretto a fare più città che altro e si trovava col FAP intasato, per poi arrivare dopo un certo numero di chilometri, neanche poi tantissimo, a doverlo cambiare con spese veramente importanti. Ma la cosa più drammatica è che se tu allora saltavi una rigenerazione, siccome la combustione avveniva tramite gasolio e quindi iniettore posizionato appunto nel condotto di scarico dove c'era appunto la scatolotta del FAP, se tu saltavi la rigenerazione, questo gasolio che non veniva combusto finiva nella coppa dell'olio. Quindi se uno appena appena si intende di meccanica capisci che vuole lì dice ma come io mi trovo la sina dell'olio completamente full quando in teoria il livello dell'olio l'ho fatto un po' di tempo fa, era a metà o era a 2/3, adesso me lo trovo con 1 chilo di olio in più, di quali non è 1 chilo di olio in più. Ho fatto anche un video a riguardo. Stai toccando un argomento molto Lo caro. so, però purtroppo abbiamo visto con due problemi. Uno che vai a diluire e a falsare le caratteristiche chimiche dell'olio, di lubrificazione dell'olio, perché ti vai a buttare dentro del gasolio, quindi vai a miscelare un olio che deve avere delle caratteristiche chimiche di lubrificazione che devono tenere a determinate temperature, le vai a sballare, quindi puoi creare dei grippaggi sulle bronzine piuttosto che sulle fasce molto più frequenti di un tempo. Ma in più, è stato il caso frequentissimo, tu buttando dentro più olio in coppa aumenti la pressione interna su un motore che ha un po' di chilometri, gli aumenti la pressione, è come se tu facessi mangiare 1 chilo di liquirizia a un vecchietto di 80 anni. Questo qui schioppa, che è un Spacchi tutto. discorso molto semplice. Ok, dovremmo avere finito l'argomento diesel, l'argomento turbo, benzina e diesel. Possiamo passare velocemente agli aspirati, perché ci sono persone qua che sicuramente hanno vetture aspirate. Sull'aspirato, onestamente, non è che si possa fare molto senza andare a fare interventi molto invasivi. Ci sono, guarda, prendo la palla al balzo perché ho visto anche delle discussioni simpatiche in alcuni gruppi dove c'erano personaggi, dei ragazzi che avevano comprato, sai, quel cippino cinese, quella cagata lì, il race chip che si attacca alla porta OBD, che loro ti dicono che c'hai 20 cavalli, 30 cavalli in più, che se lo vai a segare, lo vai ad aprire, c'è dentro un circuito di Ah, LED. ma quelle lì sono quelle che mettono dentro nelle uova, nei Kinder sorpresa, lasciali perdere, quelle lì sono peggio che. Purtroppo c'è tanta Quelle gente. arricchiscono, l'unico vantaggio di quelle robe lì è che arricchiscono chi le produce, chi le commercializza, da un punto di Sai che vista io pratico. ne ho fatto uno perché volevo col mio elettrauto volevamo capire che cosa c'era e non ho comprato quello. C'è una resistenza, ma non. È una resistenza che non fa altro che accendere dei LED, non fa un cazzo.
Cioè, è un Sì, RSV. no, e purtroppo, allora, io guarda, quando mi capitano vetture aspirate, una delle poche cose che è molto semplice, però estremamente efficace, meglio poco ma buono, come si suol dire, propongo questo sistema che si chiama Pedal Booster. Il Pedal Booster è un sistema elettronico, un bypass, che adesso purtroppo ce l'ho di là. Sono dimenticato di portarlo qua da far vedere. Comunque è un bypass che si mette, si stacca il connettore dietro al pedale acceleratore, si mette questo bypass, il segnale passa parte dal grado diciamo, sviluppato dal pedale acceleratore, passa attraverso questo bypass che modifica il segnale e arriva al reostato che apre la farfalla di aspirazione. In sostanza si ottiene un risultato come c'è ad esempio su vetture tipo le ultime BMW piuttosto che Mercedes o anche sulle Alfa Romeo, sulle Giulietta, sulle Mito, dove c'è il selettore City, Sport, Sport Plus, cioè in quel caso Su a Jaguar. seconda. Anche su Jaguar, ok. Quindi in questo caso, spostando quel selettore, non è tanti dicono: caspita, sembra di avere la macchina, la vettura ha più mappature. Dico: no, la mappatura è una sola, non ci sono più centraline. Lì cambia unicamente, poi ci sono anche le versioni più evolute che cambiano addirittura anche il settaggio degli ammortizzatori o altre cose. Però sostanzialmente quello che cambia in maniera principale è il tempo di risposta sul pedale acceleratore. Se io da City normale ho un tempo di risposta X e lo vado a dividere, diventa X diviso 2 per dire, quindi stiamo parlando di frazioni di secondo, la reattività della macchina, soprattutto in determinate condizioni in città o dove io uso molto l'acceleratore, non certo in autostrada, cambia in maniera radicale. Ho dei clienti che mi hanno detto: guarda, mi hai fatto un lavoro come se tu mi avessi dato una valangata di cavalli. Dico: guarda, questo sistema qua non ti dà cavalli, non incide sui cavalli, ma incide sulla reattività della vettura in partenza. Quindi è un sistema che soprattutto va benissimo anche sulle turbo per completare il discorso che abbiamo fatto prima, turbo benzina, turbo diesel, questo sistema va benissimo. Però in maniera particolare si può proporre sui clienti che hanno vettura aspirate, benzina ovviamente, dove al di là di quello che può essere il filtrino dell'aria, il terminino di scarico, dove io gli do oppure anche una mappa che cerca di ottimizzare i parametri. Però ecco, io se faccio una mappa su un 3000 aspirato, se devo essere onesto, devo dire al cliente: guarda che più di 6-7 cavalli io non riesco a darti perché devo lavorare solo sugli anticipi, iniezione, accensione, chiuso il discorso. Cioè non avendo il Arrivato. moltiplicatore. Ci sono ragazzi che credono, lo dicono perché probabilmente ci credono davvero, che hanno mappato la vettura, tipo ti prendo delle vecchie X-Type 3000 o S-Type 3000, che dicono che le hanno fatte mappare dal guru delle mappature, Dio in terra, e che ha recuperato 25-30 cavalli, cosa che è assolutamente impossibile con una No, è mappa sola. impossibile, te lo posso dimostrare con un banco prova serio, professionale, te lo posso dimostrare. Poi purtroppo, e ritorniamo al discorso della premessa iniziale, dipende in che mani cadi. Io ho visto delle mappature, ho visto, al di là di quello che scrivono altri pseudo colleghi che vendono i lavori di preparazione sulla base dei cavalli o del costo, cosa che noi viceversa non facciamo. Noi proponiamo i lavori sulla base della qualità dei lavori. Poi se io dico: guarda, io ti do 30 cavalli su un 3000 turbo diesel, ho dei clienti che mi dicono: guarda, non vengo da te perché vado da Tizio Caio che mi ha proposti 60 o 70. Dico: guarda, vai da lui, non c'è nessun problema. Però sono assolutamente convinto che il modo di approcciare il discorso e di dare informazioni ai clienti sia corretto, quello che diamo noi. È inutile dare delle informazioni fuorvianti e spero, mi auguro che siano solo fuorvianti, perché se effettivamente fornissero degli incrementi così consistenti, un conto è l'informazione fuorviante e ci può stare se vuoi portarti a casa tutti i costi del cliente, un conto è fare un lavoro dove meccanicamente gli fai saltare il turbo perché gli hai Esatto. dato troppa pressione, ancora peggio. Esatto, cioè, non, se uno si può fare tutto, come si dice nella vita, però quando da una macchina gli vai a dare determinati boost, ovvio che vai a pregiudicarne l'affidabilità, è inutile raccontarci balle, cioè, o vai a cambiare fisicamente i componenti e a mettere roba maggiorata e poi la vai a spingere con l'elettronica, se no, mantenendo la macchina Guarda, originale a 70 cavalli,
Partiamo dal concetto che tutte le macchine di ultima generazione sono macchine già sufficientemente prestazionali e hanno diciamo, delle parti che vanno ottimizzate. Infatti noi quando noi parliamo con i clienti non parliamo mai di elaborazioni, ma parliamo di ottimizzazioni. Secondo noi il lavoro giusto da fare su qualunque macchina di recente costruzione è ottimizzare alcune componenti che possono essere del motore, possono essere dell'assetto, dell'impianto frenante, ma di strutture eclatanti non ce ne sono, salvo appunto macchine molto piccole di cilindrata che fanno veramente fatica a prendere i giri. In quel caso, commercialmente, meccanicamente parlando, sono degli errori. Cioè, quando tu metti fuori una macchina che fatica a prendere i giri in quarta o in quinta, capisci che diventa pericolosa, soprattutto quelle per i neopatentati o macchine che devono essere strozzate a tutti i costi, con tutte le normative antinquinamento che ci sono. Sono macchine che, dal mio punto di vista, io non le darei mai a mio figlio perché sono pericolose da guidare. Quindi non si tratta di elaborare quella macchina, si tratta di renderla un filino più sicura, dal mio punto di vista. Poi ognuno ha le proprie idee. Ottimo, di conseguenza comunque su un aspirato rimaniamo sempre per avere un attimo, puoi fargliela una mappa che un pochino magari ti migliora, va in aspirazione anche lì, puoi fare qualcosina su un vuoto aspirato, ti riparlo come ti avevo detto prima con i sistemi a induzione diretta, aspirazione diretta in carbonio della BMC, gli OTA e i CDA, io ho avuto veramente senza effetti placebo dei notevoli. Incrementi, però ovvio si parlava di V8 4000, 4200 aspirati e con quello la differenza era sensibile, ovvio non c'erano 50 cavalli di differenza, ma la macchina andava molto meglio No, e diciamo più che viene dal boost. ottimizzato il tutto, diciamo che in questo caso si tratta di fare diciamo, qualche lavoro in più per dare un risultato cioè un risultato che sia percepibile dal cliente, perché se no uno mette solo il fettino dell'aria è morta lì la questione. Quindi si tratta di andare a, è più difficile dal nostro punto di vista, come il lavoro che facciamo noi, dare delle soddisfazioni o fare un lavoro su un aspirato che non farlo su un turbo, perché sull'aspirato hai meno armi da giocare e quindi per noi è sempre fondamentale la soddisfazione del cliente. Quindi quando vedo che c'è un'aspettativa da parte del cliente che noi sappiamo che meccanicamente non possiamo soddisfare, lo diciamo molto chiaramente, non abbiamo problemi a nascondere queste cose. Abbiamo talmente tanti clienti, giriamo talmente tante macchine che non è una macchina, cioè è molto più dannoso un cliente insoddisfatto che non un cliente che lo convince a non fare un lavoro e è rinunciato alla parte economica. Io la vedo in questa maniera. Ok, possiamo avvicinarci alla chiusura parlando del supercharged con compressore volumetrico, che praticamente è un discorso che non è che cambi molto a livello di elettronica con un aspirato, perché praticamente la macchina è un'aspirata in sostanza, ha solamente un compressore volumetrico, non ha un turbo su cui puoi andare ad agire in centralina. Faccio solamente una piccola premessa ai ragazzi perché vedo qui già delle domande a riguardo e probabilmente queste sono cose che so io. Le 4000 Supercharged Jaguar non sono mappabili in nessun modo. Lo faceva tipo l'XKR XJR dal 97-98 fino al 2002, le 4000. Lo faceva solo un'azienda al mondo, la mappatura di quelle vetture. E si chiamava questa azienda Paramount Performance in Inghilterra, poi diventata Viesu Teras adesso. Il problema è che per mappare quelle macchine lì bisogna trapanare letteralmente la centralina, e una centralina su tre si bruciava, non lo fa più nessuno. Dimenticatevi mappature di ogni tipo se avete le 4000 Supercharged. Dalle 4200 in su si può fare tutto, però adesso mi rimetto piccolino, lascio la parola a Luca perché sulle vetture supercharged, oltre a tutto quello che si può fare su un aspirato, la cosa fondamentale è andare ad agire sul compressore volumetrico. Se voi non siete molto esperti, magari avete una macchina con compressore volumetrico, volete adesso. Magari Luca ve lo spiega meglio come funziona rispetto a un turbo o un compressore volumetrico, che lui è più tecnico di me su queste cose. Compressore volumetrico praticamente è una via di mezzo tra una vettura aspirata e una vettura turbo. In sostanza,
è sempre un compressore che al posto che gestire la compressione attraverso i gas di scarico, quindi il condotto di aspirazione e il condotto di scarico attraverso delle giranti che lavorano su un alberino, in questo caso vengono compresse attraverso dei lobby che girano, ad esempio il compressore Eaton ha dei lobby che girano, che girando comprimono l'aria e la buttano in camera di combustione. È come dire, un sistema similare ma diverso rispetto al turbo gestito elettronicamente, perché la finalità del compressore è quella di avere un'elasticità di marcia, soprattutto è come prendere i turbo a geometria variabile, sia geometria variabile, può essere diciamo similare a questo genere di concetto, per avere una risposta soprattutto in basso, poi una volta che il regime di giro arriva oltre un certo numero di giri, il compressore stacca e la macchina a questo punto ritorna a essere aspirata in sostanza. Quindi serve per avere un'elasticità di risposta molto percepibile, soprattutto ai bassi medi regimi. Non è un compressore, cioè non è un turbo che spinge fino all'imitatore, dipende da dove è posato l'imitatore, fino a 7000 giri, o 7500 giri su un Carrera turbo ci arriva, capito? Quindi è un concetto simile ma diverso, proprio anche da un punto di vista pratico completamente diverso. Quindi io da un punto di vista come dire, di ottimizzazione non posso andare a variare la pressione attraverso un concetto elettronico, perché il turbo è comandato è collegato con delle puleggia, con una cinghia che fa girare il compressore e le puleggia stesse a un determinato numero di giri. Se io voglio aumentare la pressione del compressore, devo variare il diametro delle puleggia, un po', se vogliamo passare il termine, come i rapporti di una bicicletta tra la corona e il pignone, a seconda di come li muovo. Se metto la corona, aspetta, la corona più piccola, chiaramente ho un rapporto più alto in sostanza. Stesso dicasi col compressore volumetrico. Io vario il diametro della puleggia e automaticamente aumento il numero di giri. Poi tramite l'elettronica devo solo, è come se facessi una mappatura su un aspirato, cioè non vado a variare non vado a toccare le pressioni, ma vado a ottimizzare gli anticipi per andare ad adeguare diciamo, alle prestazioni cambiate in sostanza. Ok, quindi praticamente sul supercharged andiamo a modificare solamente il diametro delle puleggie e poi si va a fare una mappatura come se fosse un aspirato. Funzionano meglio le mappature sulle supercharged, ne ho avute diverse di supercharged con le puleggie rifatte e mappate, modificate anche in aspirazione. Alcune avevano avuto dei guadagni veramente alti, cioè, ma proprio sensibilissimi. Ovvio, credo che la maggior parte la faccia la centralina, poi erano auto con quasi 450 cavalli, anche andando a mappare la centralina su auto con quelle potenze, lì sì che almeno 20 cavalli dalla mappa li tiri fuori, dalla macchina con 150, 180, 200 cavalli aspirata, con la mappa fai poco. Su Fai vetture di conto che, ad esempio, noi macchine con i compressori soprattutto abbiamo lavorato, anche se adesso chiaramente sono cambiate da 7-8 anni, sono cambiate sulle Cooper S, le prime generazioni delle Cooper S, che erano alimentate con compressore volumetrico, poi sono state cambiate quelle col motore Peugeot, diciamo, montati i turbo gestiti elettronicamente. Abbiamo lavorato molto anche recentemente, abbiamo fatto una bella preparazione, però ormai ce ne sono poche. Lavoriamo poco sui compressori perché ormai non sono più macchine di grossa diffusione. Una volta c'erano, non so, i compressor della Mercedes, ormai sono scomparsi anche loro. Quindi diciamo che la cultura e soprattutto la reperibilità di queste puleggie diventa gioco forza fondamentale. Esempio, si trova ancora qualcosina sulle puleggie delle Mini, già su quelle della Mercedes bisogna andare a trovare qualche fornitore, ma in Germania, in Italia non c'è praticamente più nessuno che fa, perché ormai non c'è più richiesta, capisci? su Jaguar non ti preoccupare, ti ho già sistemato. Mi hai già briefato, Non ti certo. preoccupare su Jaguar, nel caso di problemi non ne avrai. Ascolta, credo che abbiamo trattato un po' tutti i Sì. vari argomenti.
argomenti possibili, ti faccio l'ultima domanda che è un po' lunga, ma cerco di abbreviartela. Su una X105 compressore, una XKR 4.2 supercharged, se volessi cambiare la puleggia del compressore ed eventualmente intervenire sull'aspirazione e scarico, catalizzatori 200 celle, matrice metallica, valvola cut-off solo sullo scarico originale per poter rimanere silenziati quanto serve. Se si può intervenire anche in centralina, stradale, soft, non uso pista, se praticamente con tutta sta roba che gli vuoi fare alla macchina e mi dici per uso stradale non uso pista, siamo un po' in contraddizione. Guarda, ti dirà anche Luca che si può fare tutto decisamente, si fanno le pulegge, fai i catalizzatori, la valvola cut-off, credo che Luca si possa fare la cut-off senza nessun problema su qualsiasi Si macchina. può fare, tutto si può fare, diciamo che è un lavoro abbastanza complesso nella sua interezza, se facciamo proprio tutto come ha chiesto il cliente. Il risultato sicuramente su una macchina che parte con questa cavalleria sicuramente c'è, si possono arrivare anche potenze di 50-60 cavalli in più senza problemi. È un lavoro che da un punto di vista economico diventa un pochino più impegnativo, soprattutto perché c'è molta manodopera, nel senso, adesso poi ripeto, sul supercharger non mi è mai capitato a memoria, per cui non ti so dire esattamente dove sono posizionate le pulegge e quanto tempo ci voglia, ma per farti un esempio, per cambiare le pulegge di una Mini che ha un cofano piccolissimo con gli spazi angusti, abbiamo dovuto sganciare il motore e tirarlo su, abbiamo lavorato, cioè piuttosto sganci il motore, lavori col motore sganciato dal telaio e fai molto prima, capito? Allora, Solo che se ti già cambiamo la devi langatura di fare manodopera. la puleggia superiore, devi mandare il compressore in rettifica a tornire, perché non ci sta ed è un po' un Per casino. cui diciamo che sono quelle ipotesi. Io ho tanti clienti che tutti i giorni ricevo centinaia di mail o di contatti. Alcuni mi fanno dei poemi cercando di chiedermi l'impossibile. Io cerco sempre di riportarli con i piedi per terra per dire: ok, c'è sempre un limite tra la resa e la spesa, come ho detto all'inizio. Cioè, in tutti questi lavori qua bisogna sempre trovare il giusto compromesso, il giusto balance. Per dire non mi vado a svenare o non mi conviene a quel punto cambiare vettura e prendere una più prestazionale, perché c'è gente che mi chiede di fare i lavori da mille una notte su una macchina che forse vale, adesso non è il caso della Supercharger, però su macchine che non hanno nessun valore commerciale, cerco io di riportarli con i piedi attaccati per terra, in sostanza. Esatto, comunque si può fare tutto, ragazzi. L'importante è pagare, cioè non ci sono limiti alla follia. L'importante è pagare. Ti faccio l'ultima domanda, poi chiudiamo perché Sì. ormai dobbiamo andare a mangiare e te abiti anche lontano. Sì. Per il mio amico Fiorenzo che non trova sul sito 9000 giri la mappatura. La mappatura non viene fatta sul sito 9000 giri, dove la trova? E nel caso ti dico subito, lui ha una Jaguar F-Type 2000 turbo 300 cavalli. Se ne hai già fatta qualcuna o a memoria, se ti ricordi Ne cosa. abbiamo fatte, comunque se lui per contattarmi, così come fanno tutti i clienti, vai nella parte in alto a destra, ci sono centraline, c'è il modulo da compilare, mi deve spedire il modulo con i dati della vettura, anno, cavalli, kilowatt, alimentazione, benzina, diesel e quant'altro, e io gli rispondo sempre per me con un preventivo mirato, oppure mi chiama telefonicamente al numero che abbiamo detto prima, 7380273175, molto semplice. Perfetto Luca, io ti ringrazio tantissimo per la tua disponibilità, abbiamo fatto anche oggi un po' di formazione, adesso mi diranno che ti ho fatto la marchetta, ma a me non me ne frega niente perché se dovessero esserci anche altre aziende che possono dare un contributo concreto ai giaguaristi, sono le benvenute, le porto in diretta anche domani sera, però devono essere aziende che innanzitutto conosco e che so benissimo che sono aziende serie, rispettabili e che abbiano un bagaglio culturale alle spalle notevole. E per carità di Dio, se ci dovesse essere qualche altra azienda che mi voglia contattare e abbia dei contributi seri da poter portare in diretta, sono tutti benvenuti. Marchette io non ne faccio perché Luca lo conosco da anni, ma io sono in Slovacchia, lui a Milano, io non lo vedo neanche, sono contento per lui, è una persona che stimo e sono contento di averlo invitato con noi. Ottimo, grazie a te e
E niente, alla prossima. Grazie a te Luca e grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Un abbraccio a tutti, buona serata. Va Ciao. bene, ciao Luca, ciao, ciao.